C'è una banda criminale composta da 5-6 soggetti che sta seminando il panico tra i cittadini di Castel San Giorgio e Rocca Piemonte. Negli ultimi giorni sono stati messi a segno numerosi furti e si sono verificati fatti delinquenziali che stanno minando la vivibilità degli abitanti di queste due cittadine. Il livello di preoccupazione è dunque altissimo. A Castel San Giorgio, in pieno giorno, ora di pranzo, i ladri si sono intrufolati in un'abitazione, scardinando la porta di ingresso in appena 6 secondi. Tanto è bastato ai manigoldi per entrare, fare razzia di denaro e alcuni beni. In alcuni minuti è stato portato via di tutto. I delinquenti però non hanno fatto i conti con alcune telecamere presenti in zona, private, che hanno ripreso la loro irruzione. Con le immagini registrate, i carabinieri della stazione di Castel San Giorgio, agli ordini del maresciallo Michele Di Mauro, stanno cercando di stringere il cerchio attorno ai protagonisti del furto e forse responsabili anche di altri fatti analoghi. Questo episodio, infatti, non è l'unico capitato nelle ultime settimane a Castel San Giorgio. Al di là degli avvenimenti di cronaca legati agli incendi di autovetture di alcuni esponenti politici e poi della casetta di legno della piazzetta di Santa Croce, sede dell'Associazione Maria Santissima Addolorata, ci sarebbero stati altri furti in abitazioni e sempre con lo stesso modus operandi. I malviventi controllano il territorio per alcuni giorni e poi agiscono indisturbati quando sanno che le case sono vuote. Nella vicina Rocca Piemonte almeno 4 episodi accertati nell'ultimo periodo. Un furto in una pizzeria in pieno centro 2 settimane fa, 2 colpi in diversi appartamenti e inoltre sono stati rubati pneumatici ad alcune autovetture di lusso che erano parcheggiate nelle aree di sosta sotterranee nella zona centrale di Rocca Piemonte. L'allarme criminalità e furti in particolare sta dunque creando una sorta di psicosi tra i cittadini, tenendo presente che fatti analoghi sono stati denunciati da cittadini anche nella vicina Mercato San Severino.